L'idea nasce dalla passione per il modellismo, dalla passione per la Formula 1 e poi per Ayrton Senna, che è l'idolo, fondamentalmente il pilota principale a cui mi sono sempre ispirato, che è diventato un simbolo sia dal punto di vista umano che come atleta. 10 giorni fa più o meno sono andato a Monte Carlo con un amico, ma eravamo andati a girare in kart assieme in Liguria. La giornata in realtà non era delle migliori, io però avevo un modellino di Ayrton Senna nello zaino e mi sarebbe piaciuto già da tempo provare a riproporre un giro, quindi sostanzialmente riproponevo la macchina in traiettoria curva dopo curva, e questo per provare per gioco, per fiaba, almeno per così dire, a far rivivere Ayrton su quelle strade che l'hanno visto vincere tante volte. Beh, il mio rapporto con Monza fondamentalmente è iniziato quando sono nato. Io abitavo Monza, adesso abito ad Arcore, ma già dalla prima infanzia, quando avevo 3-4 anni, mio padre mi portava a vedere i Gran Premi. Ricordo varie scene in cui lui magari mi piazzava in braccio delle persone fuori dalla prima variante per farmi vedere almeno la partenza e i primi giri. E io ricordo quelle macchine che passavano, ricordo la McLaren biancorossa, ricordo la Ferrari, il tifo. Quindi da lì in avanti è stato un crescendo. La mostra l'ho visitata già 2 volte, trovo che sia molto bella, sia perché ripropone 100 scatti di Colombo che sono veramente splendidi, ripercorrono tutta la carriera di Ayrton e molti sono veramente carichi a livello emotivo. Ne ricordo alcuni, soprattutto quello di Imola il venerdì dopo l'incidente con Barrichello, che insomma trasmette una certa intensità. E poi anche le parole che accompagnano gli scatti di Giorgio Terruzzi sono un completamento ideale, sono una vera piccola opera, se così possiamo dire, tratte tra l'altro dal suo libro che sto leggendo. Ho iniziato tra l'altro andando verso Monaco per fare quelle foto col modellino e lo trovo veramente molto bello, completo, insomma una bella opera che consiglio comunque di leggere.